This one is rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del vostro Free Time Joe. Come state? Io tutto bene, tutto a posto. Oggi sono qui per un video molto particolare, molto diverso. Adesso lo vedrete, ve ne accorgerete da soli. Praticamente sono qui per imitare delle voci di personaggi e diciamo che in questo video sono voluto partire con un film molto classico, Harry Potter, dove sicuramente ci sono tanti tipi di voce diversa, quelle dei personaggi, quelle delle diverse creature, insomma ci sono tantissime voci diverse. Ma perché lo faccio? Perché a me interessa usare la voce per queste cose, diciamo, non proprio fare il doppiatore, per quanto, cioè, intendo dire, non professionalmente, però mi piace comunque ricostruire i dialoghi e mettere la voce per diverse scene. E in questo video vedrete diversi personaggi di Harry Potter. Non si parlerà di un capitolo solo, saranno più capitoli, neanche per forza in ordine di uscita, e quindi saranno diversi capitoli a seconda della scena, che questa va a seconda del personaggio. Adesso sentirete, io sicuramente metto tutta l'applicazione e tutto l'impegno possibile quando metto la voce per queste cose. Non è sempre semplice, sicuramente non viene sempre neanche il massimo risultato che vorrei, però mi impegno e mi piace tanto. Dunque, andiamo alle voci. Harry Potter, devi andare via. Molte creature ti conoscono qui. La foresta non è un luogo sicuro a quest'ora, specialmente per te. La mia bacchetta! Guarda la mia bacchetta! Lui non è Fred, io sono Fred. Parola mia, insomma, e dici di essere nostra madre. Buongiorno, miei Weasley. 9 ispezioni, 9? E tu chi sei? Salve! Harry Potter avrebbe dovuto ascoltare Dobby. Harry Potter sarebbe dovuto tornare a casa quando ha perso il treno. Dobby è addoloratissimo, signore. Dobby ha dovuto aspirarsi le mani. Brutta peste, l'impalata con quella faccia tosta. Harry Potter, il ragazzo che fermò l'oscuro signore. Amico di mezzo sangue, traditori del loro sangue. Lei non ha niente da fare qui. Questa tenda è per campioni e amici. Oh, Hagrid! Il solito, immagino! Tu sei un mago, Harry. Un mago. Un mago con i fiocchi, direi. Una volta studiato un pochetto. Ne sei contento, vero, ora? Eh? Finalmente ce l'hai fatta! Finalmente l'hai rimbambito! Guarda, Petunia! Nostro figlio è diventato un mentecatto! Piagnucoli nel sonno tutte le notti. Almeno io non ho paura del mio cuscino. Non uccidere Cedric! Chi è Cedric, il tuo amichetto? Mi vuole uccidere, mamma! Dov'è tua mamma? Dov'è tua mamma, Potter? È morta? È morta? È morta, Potter? Non importa che Harry sia morto. La gente muore tutti i giorni. Amici. Familiari. Sì, abbiamo perso Harry stanotte, ma lui è ancora con noi, qui dentro,
Io posso insegnare come stregare la mente, irretire i sensi. Posso dire come imbottigliare la fama, prontare la gloria, fino anche mettere un fermo alla morte. Materia terribilmente affascinante. No che a te serva, Potter. Quando si tratta delle arti oscure, io credo in un approccio pratico. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate potuto apprezzare questo impegno, questo genere completamente diverso sul mio canale, sicuramente non completamente originale su YouTube, ne sono consapevole, questo lo so perché ne ho visti altri e anzi mi sono ispirato a quei video. Però comunque era un mio piacere, era un video che volevo fare, ci pensavo da tanto tempo e magari in futuro potrei pubblicare degli altri video di altri film e altre cose completamente diverse. Se andrà anche a voi, magari usciranno dei video così. Ok ragazzi, grazie per la visione, spero vi siate divertiti, magari fate anche due risate. E un saluto al vostro Free Time Joe, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, ciao!